solo ha avuto di fatto un pallone buono, colpo di testa finito alto sopra la traversa al 22esimo. Ingresso di buon aiuto, in questo senso può dare una mano importante. Gaetano riesce a passare nello stretto e segna con il sinistro. Gianluca Gaetano, dribbling a tiro, 1-1. Quinto gol in campionato per Gaetano, che si inventa nello stretto un gran gol per pareggiare la partita. Apre lui l'azione, chiude l'1-2 con Strizzolo. Grandissimo dribbling e mancino piazzato là sul palo lontano, da qui si vedrà ancora meglio. La nasconde benissimo, poi va via Rigione e Palmiero per il pareggio della Cremonese. Pellizzer. In avanti il pallone giocato da Ciofani. Valsania, Gaetano in area, Gaetano col destro! Eccolo, l'1-0! Lo segna Gaetano, che ha avuto diverse chance nel primo tempo, alla prima, nel secondo, trova l'1-0, il gol che rompe la partita, rompe l'equilibrio, Gaetano! La sblocca la Cremonese, la giocata di Valsania per Gaetano, che guarda il secondo palo e lì una chance, vuole bissare però la Cremonese con il cross in mezzo, palla che arriva dall'altra parte, Bartolomei, e la deviazione vincente sotto porta per l'1-0 di Gaetano, che fu piuttosto meravigliato di vedere quella rivoluzione di Pecchia dopo l'intervallo. Gaetano, ottimo lo stop, in area Strizzolo, servito sul primo palo e alla fine arriva il vantaggio della Cremonese. Gaetano, è arrivato anche Valeri come sempre, Gustafsson fino in fondo, la lascia per Gaetano, è destro ma va sul mancino per poi crossare. Colombo! Lorenzo Colombo al primo gol in Serie B. Castagnetti, Valeri può far girare il sinistro, preferisce andare da Gaetano al limite, stop e destro forte, Fiorillo. Poco bello da vedere, ma con tanto le barba è costretto momentaneamente a essere fuori. Allora Chievo in 10. Gaetano rientra, la palla sul destro, calcia Schemper, la blocca. Gaetano, guarda la porta. Ancora Gaetano, cerca Ciofani, palla di ritorno. Gaetano potrebbe calciare, Gaetano! Nicolas dà uno sguardo al pallone, curva il destro, Gaetano, palla. Valsania. Gaetano. Se lo sposta su sinistra per calciare, palla arrivata, diventa buona per Strizzolo e poi l'autogol di Sampierisi rimette in partita la Cremonese. Lancio lungo, colpo di testa, pallone in area, attenzione alla Cremonese che va subito vicina all'1-0 con Gaeta Baez. Altro cross morbidissimo di testa Magnino, non benissimo. E allora Gaetano ha provato a dare lo schiaffo giusto al pallone, si dispera. Bartolomei, va lui al cross, Ciofani, è andato giù Daniel Ciofani. Palla buona per Gaetano, che ha provato, credo da infortunato, crampi al polpo. A Paolo Bartolomei. Gaetano, buono lo stop, tunnel su Caligare, in area Gaetano, le ali, ci mette le mani, grande azione di Gianluca Gaetano. Gaetano, Gustafsson, palla di ritorno, Gaetano, ha avuto una grande chance qui, Gaetano. Oh. Castagnetti fa correre molto bene Valeri, cross arretrato, ottimo per Gaetano, che ha colpito forse proprio Colombo. L'esterno trova dentro Ravanelli, Ragustafsson col tacco, Colombo chiude il triangolo, palla buona per Gaetano. Venturi mette le unghie sul pallone, calcio d'angolo. Pinato, ancora Valeri, di nuovo al limite, la palla per Gaetano, bella la finta, poi il piazzato, Venturi per mettere in calcio d'angolo, a spingere, ribatte alla raccolta più reattiva la formazione di Pecchia. Con dribbling e tiro che sfiora il palo e sfiora il vantaggio. L'autore è uno. Balzania. Basso il pallone per Gaetano che si gira e calcia grandi. Superlativo. La vista all'ultimo. Velo di Gaetano. Gli riconsegna il pallone Nardi. Cercato Strizzolo. Lotta con le verbe.
Castagnetti sulla catena di sinistra, buon aiuto Pinato, c'è anche Gaetano, Ciofani riesce a toccare, Gaetano fa proseguire per la conclusione, fermi, liberato Baez sulla destra, ancora la corsa di Fiordalisi, Sorrenzetti disturba solo momentaneamente l'uruguagio, Gaetano centralmente, strizzolo addirittura con il tacco per provare a chiudere una triangolazione, sistemato l'Ascoli, Balzania, Valeri ancora per Balzania, si è di nuovo allargato, buon aiuto, arriva anche Gaetano, tocco di prima per Balzania, dentro per Ciofani, forse poteva calciare qui Luca Valeri, tecnica Gaetano ai 20 metri, dentro per Ciofani, altra verticalizzazione di fantasia di partita. Ha giocato, attenzione intanto al pallone dentro per Colombo, palo vicino, pallone che gli scivola tra le mani, Gaetano mette il pallone in corridoio per la corsa di Baez, al limite Baez si è rialzato, l'autore del gol dell'1-0 Gaetano, che qui riceve il pallone, ancora Gaetano dentro da Ciofani, finito per terra Balzania, gioca comunque la crescita, prova a staccare strizzolo di testa, poi di prima il pallone di Gaetano, Sernicola, così e così, recupera poi Castagnetti, nel frattempo a Pordenone, Pordenone in vantaggio 1-0 e Cosenza in inferiorità numerica. Colombo, traffico, accelera Macin, lo sbilancia Zortea in maniera pulita, Gaetano, buon lavoro, due tocchi del prodotto del Napoli che arriva da un grande scippato da buon aiuto, poi Baez tocca con l'esterno, Gaetano dall'altra parte, c'è buon aiuto, Gaetano fa viaggiare il pallone, da buon aiuto, stop, chance di uno contro uno per Piazza, anticipo secco su Macin, strappa da solo, palla al piede, Gaetano ha visto il movimento di Ciofani, lo cerca con la palla morbida, buona Valsania, buona la finta su Zita, Gaetano mette il fisico e mette la tecnica sul pressing di Scognamiglio, ne apre bene dall'altra parte, campo ne ha Valeri, Ciofani, buon aiuto, libera il destro, sente anche l'odore della porta, preferisce toccare per Gaetano, vediamo se inventa il 70, sa che sta arrivando Valsania, lo trova bene con l'esterno, ancora Gaetano, la Cremonese, Gaetano, poco più di un quarto d'ora alla fine, Valeri 1-1, Terzic prova a rimontarlo, Ceravolo aspetta l'arrivo a sinistra di Gaetano che a sua volta cambia gioco dalle parti di Bartolomei, Baez propone, Bartolomei, pressing di Strizzolo, lungo rinvio di testa Bianchetti, anticipa Musolic alla calamita sul pallone Gaetano che poi la mette in profondità, buon aiuto e buon, il... buon aiuto Castagnetti, sguardo in mezzo poi Gaetano, prova a imbucare per Bartolomei, palla in mezzo, Strizzolo arriva, Ciofani controlla, prova ad autolanciarsi, resiste però Camporese, Gaetano apre molto bene per Baez, Chetti, Zortea, punta Schiavone, temporeggia e viene incontro Gaetano, la gioca subito lui in verticale per Selar, Veseli riesce solo a sfiorare il pallone, Selar, oh Bjarnason, Ciofani sfonda su Gaetano che vorrebbe aprire di nuovo su Baez, lo fa quando però il Brescia si è già piazzato. Baez.